Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi siamo qui per andare a scoprire come abilitare la conferma di cancellazione dei file in Windows 10. Perché se siete qui, probabilmente avrete visto che di default Windows 10, una volta che voi cliccate il tasto Cance, vi sposta direttamente il file nel cestino, cosa che invece non accadeva in Windows 7, ad esempio. Lo andiamo subito a vedere. Creo una cartella, la elimino, mi chiede: vuoi spostare questo file nel cestino? Io dico sì e il file viene spostato. Vediamo che in Windows 10 invece, una volta premuto Cance, viene subito dirottato nel cestino. Però può capitare che qualche utente, magari sbadato, clicchi Cance senza volerlo e non si ritrova più il file. Quindi andiamo a vedere come ripristinare questa cosa in Windows 10. È semplicissimo. Basta fare tasto destro sull'icona del cestino, cliccare proprietà. A questo punto si aprirà questa schermata nella quale andremo a flaggare questa opzione, ovvero visualizza conferma eliminazione. Facciamo applica ok e vediamo che ora, creando una nuova cartella cliccando Cance, ci viene chiesto se vogliamo spostarla nel cestino come accade nel vecchio sistema operativo Windows 7. Il gioco è fatto, ragazzi, molto semplice. Io spero che questo video tutorial vi sia stato d'aiuto. Se ci sono domande e dubbi, comunque, come al solito, postate pure un commento qua sotto nel video, io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Vi ricordo poi che in descrizione c'è il mio link diretto per la homepage di Amazon, tramite il quale, accedendo da lì, aiuterete a far crescere questo canale. Mettete un bel mi piace al video, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!